Ciao, benvenuti o bentornati sul mio canale, un video domenicale in leggerezza, senza grandi pretese, ma un video di chiacchiere su quello che abbiamo lasciato alle spalle. Il mese di maggio è già finito e io vorrei lasciare qualche traccia, qualche ricordo del mese che tutto sommato mi è piaciuto di più, nonostante ha fatto freddo, ha fatto vento, ci sono state cose belle, cose brutte, ma la vita è fatta anche di questo, quindi passiamo alle cose frivole, ma che ci fanno tanta compagnia, tanto piacere. Sulle labbra indosso frangipane, questo meraviglioso gloss di Erbolario, in edizione limitata, credo, non so se si trovi ancora, ma comunque potete provarlo. Per me è validissimo. Idrata le labbra, sì. Ha poca profumazione, ma lascia tanto, tanto scintillare, tanta luce dà, visto che al suo interno ha delle piccole, 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 minuscole particelle arancioni, e sotto ho la matita automatica della Terra Naturi, comprata sul Ecoverde, vi ho fatto vedere nell'ultimo video haul. Very Berry, la colorazione 02. Con questa luce molto scura, visto che anche oggi si mette a piovere, ho acceso la ring light per forza, se no non si vedrebbe niente. La combinazione amatissima del mese di maggio. Perché scelgo un lucidalabbra trasparente? È perché non voglio lasciarlo in giro per le labbra, visto che io al lavoro parlo tanto, quando sono a casa pure, quindi è meglio evitare. La matita invece, una volta applicata, non va in giro perché è molto secca, anzi non è molto secca, è secca quanto basta, quindi non è grassa liquida che va in giro, no, a spandersi sulle labbra. Allora, e quando bevo una tisana, il lucciolabbra mi accompagna e quindi è sempre ben gradito non farlo andare in giro. Parlando della tisana, ti segnalo questa finita della Bio Careful, è una infusione digestiva, non ho problemi, grazie al cielo, con la digestione per il momento. Ma visto che c'era l'anice al suo interno, l'ho presa al volo. Costa intorno ai 2 euro, 2 qualcosina da Careful, appunto. È biocertificata. Al suo interno ha, vediamo la traduzione italiana da qualche parte dovrebbe essere, forse da questa parte. Mi dice il produttore che è una preparazione per infuso da agricoltura biologica, anice stellato. 30%, quindi la base di anice. Se ti piace l'anice si sente tanto. Poi c'è un altro anice bio, quindi due anice. Finocchio amaro e dolce 30% e liquirizia bio 10%. Quindi attenzione, 60% di anice. Se ti piace la trovi ad Aldi, non Aldi, Ald Careful, pardon. È una buona, buona, buona tisana. Io la bevo anche tiepida, visto adesso col caldo, magari bollente, evito, ma calda va benissimo. E appunto il prezzo è molto abbordabile, il gusto è buono. Se ti piace l'anice, vai a prenderla perché è veramente buona. Dalla tisana passiamo ai profumi. Dai, ai profumi del periodo. Parliamo di lui, Peonie, chi è qua sul mio canale lo sa che questo io ho da quasi 3 anni, ecco, lo sto quasi finendo perché è ora di finirlo. È un talcato molto buono dell'Erbolario, l'ho detto, è il regalo graditissimo ricevuto 3 compleanni fa da Giulia, grazie ancora amica mia. Tengo la confezione perché mi piace molto, io adoro la Peonia, quindi forse è già discontinuato questo profumo, non lo so. Comunque, il talcato è un profumo che non fa per me, tanto è che io questo profumo non lo indosso su di me perché a lungo andare il talcato mi stanca, ma lo spruzzo in armadio, lo spruzzo in casa e quindi mi piace sentirlo nell'ambiente, sì, sicuramente. Il talcato mi sa tanto appunto di pulito e più che altro di casa, avendolo già anni con me, questo profumo mi piace, mi fa sentire a casa mia, sì, perché no?
Poi, siccome io sono nel periodo dello smaltimento, un altro regalo, sempre per mio compleanno, questa volta da Zelda, io in questo maggio freddo ho usato con tanto piacere Her Story di Avon. Guardate che meraviglia di boccettina. Qua abbiamo tanto spezie, ma nello stesso tempo io sento la cannella e sento qualcosa di biscottoso, quindi sarebbe un gourmand ambrato e speziato per me. Mi piace la confezione, mi piace questo filo rosso che ha al suo interno, veramente una chicca di Avon. Ma anche qua sarà un paio d'anni che c'è questo profumo in casa, quindi io voglio portarlo alla fine e credo che quest'anno riuscirò a finirlo. E se parlo dei profumi che mi hanno accompagnato nel mese di maggio, ti faccio presente la New Entry. Ecco, quest'anno ho iniziato a appunto a smaltire i profumi, ma nello stesso tempo ho voglia di qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco. E Be Magic, trovato alla Cadiz, è una nuova linea, mi diceva la commessa, tanto è che l'aveva esposta alla cassa e io gli ho detto voglio qualcosa di fresco. Lei mi ha fatto provare una versione, se non sbaglio la confezione verde, e questa non saprei di chi fosse. Be Magic Chic and Fun, sono andata a vedere sull'internet ed è una casa spagnola, tanto è che dietro la boccettina porta un Made in Spain. Molto buono, io qua sento tanta rosa e bergamotto, è veramente un fresco ma molto molto dolce. In apertura tu senti la rosa subito. La ragazza commessa mi diceva questo è fresco, per me fresco fino a un certo punto, sì sento il bergamotto ma io sento tanta la rosa, tanto la rosa. E poi è un profumo che mi ricorda tanto i miei compleanni. Io facevo e faccio il compleanno, lo festeggio a giugno insieme alla mia zia, e questo profumo io lo associo a lei perché in casa sua io sentivo questo profumo di rosa dolce, quindi mi ha fatto ricordare i miei compleanni quando avevo appunto, ero neanche adolescente, ero proprio bambina, quindi appena sentito questo profumo nel mese di maggio mi ha catapultato nel mese di giugno e l'ho comprato subito. Poi parliamo di 6,50 euro per 50 ml, è davvero un prezzo più che ragionevole. Dai profumi passiamo ai accessori, sarebbe un video random. L'accessorio del mese di maggio ma anche aprile è questo zaino ben fatto della Disigual. L'ho comprato per caso perché eravamo a Disigual con mia mamma che ha fatto gli anni a marzo e lei voleva una tracolla, tanto è che l'ha trovata, e mentre mia mamma si decideva che tracolla avrebbe preso, alla fine l'abbiamo regalata noi, io con mio marito, guardavo questi zainetti, mi sono piaciuti subito. C'era versione così colorata, nera colorata e tutto bianco con i fiori neri. Ero indecisa, però il bianco qua più che altro agli angoli si sporca subito, si rovina, e già questo si è rovinato. Il Disigual lo paghi, è vero, però è ben fatto perché è morbido, secondo me scelgono bene i materiali, ma comunque se tu usi una cosa ai bordi, ecco, agli angoli si rovina, e quindi meno male che non ho preso il bianco che sarebbe già visto il no, vedi l'angolo, le punte un po' trasandati, perché io lo butto per terra, lo uso e quindi lo sfrutto. Ti dicevo, ho comprato alla mia mamma la tracolla e ho detto perché no, fammi comprare lo zaino, è ben capiente e l'ho usato sia ad aprile che a maggio con tanto tanto piacere, molto comodo. Io non sono una ragazza dagli zaini così piccoli, mi piacciono più che altro quelli da viaggio, io quando ci spostiamo ce l'ho sempre, quando facciamo un fine settimana lungo o anche quando andiamo in gita, non sono da questi zaini piccolini così. Però quest'anno ho voluto cambiare e nello stesso tempo questo zaino mi rimarrà come ricordo, no? del compleanno di mia mamma, appunto festeggiato qua insieme, visto che mia madre non abita qua insieme a me, ma tra noi c'è una relazione che oltrepassa tutti i chilometri che ci separa fisicamente. Inizio a
impaparmi quando parlo della mia cara mammina. Poi dagli accessori, dall'accessorio, dallo zaino mega comodo dell'ultimo periodo, parlerei anche di questo, prima che vado a buttare questa confezione, della skin care. Io sono molto fiera della scelta dei prodotti che riesco ad usare sul viso, perché io, avendo avuto problemi molto persistenti e gravi con l'acne, adesso che ho la pelle molto luminosa, molto piacevole per me, ci tengo alla skin care. Quindi alla Tigotà ho visto questo kit della Melvita, biocertificato anche lui. Prima di buttare, dicevo, la confezione, volevo dire che mi trovo molto bene con i prodotti che ci sono dentro nel kit, e io non sono preparata, perché no, però ce li ho qua vicino visto che li uso tutte le mattine. Allora, di Melvita sto usando, di questo kit meraviglioso, tre prodotti. Il quarto sarebbe un olio per il corpo, ma quello sicuramente lo porterò con me in vacanza al mare, e vi parlerò ad agosto, spero. Oggi parliamo di loro tre. Sono l'acqua idrolato, l'acqua di rose, poi c'è l'olio demacchiante, struccante, non mi veniva, all'olio di rosa damascena, e la cremina, una cremina molto leggera, fin troppo leggera, a volte la sentono poco idratante sul viso, e quindi sicuramente va come una base viso, appunto, e anche molto profumata. Quindi ben venga questi kit così piccoli, perché Melvita non è un brand economico, quindi prima di comprare una full size da 30-50 ml, va benissimo 10 ml, uno si fa la conclusione. Sì, come base viso la promuovo, ma come idratazione da sé, per me, sempre la uso anche insieme al siero all'ananas del Essence o a altri prodotti che ho per la skin care, quindi promosso, ma così, un po' con le pinze. Invece è promossissima questa acqua floreale, mi piace un sacco, rosa ben profumata, rosa tanto dolce, e anche qui sì, va bene provarla secondo me prima dell'acquisto, perché non a tutti la rosa ti piace, ma questa a volte è troppo dolce, quindi i 50 ml per me sono un bel punto di partenza per capire se questo idrolato va bene o no per te, perché il kit mini costa 20 euro, solo quest'acqua, io l'ho vista alla Tigotà, in 200 ml costava 12,50 o 13,50, quindi capisci che se non ti piace sta lì un'acqua floreale che magari non riesci ad usarla. Io sono per i kit prova sempre, peccato che non si trovano così facilmente. Qua un olio struccante. Di solito io evito gli oli per gli occhi perché mi si appannano gli occhi, quindi dopo mi sveglio con degli occhi molto gonfi, il contorno occhi, no? Non riesce a gestire gli oli nella maggior parte dei casi, a eccezione di quest'olio. È il primo olio, se io non ricordo male, che non mi fa quell'effetto, non mi si appannano gli occhi, va a struccare bene il mascara, va a idratare il contorno occhi perché lo vedo ben rimpolpato, e appunto non mi fa dei gonfiori sul contorno occhi. Promossissimo prodotto, peccato che dura soltanto 6 mesi, quindi una full size di questo prodotto io non so se potrei comprarlo. Nella versione travel per me è più che promosso. Validissimo, validissimo prodotto. Dalla skin care io andrei sulla body care. Per il lavaggio del corpo io sempre ho più di un bagno doccia sulla vasca o visto che ho due bagni, sono fortunata, nella cabina doccia. Qui ho la new entry della Yves Rocher, mi piace un sacco, avena e grano saraceno, una profumazione molto avvolgente,
Buono, 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 mai sentito prima, io non so dove ha preso questo abbinamento Yves Rocher, tanto, tanto, tanti complimenti, mi piace molto, lava e non secca la pelle, fa tanta schiumina quando la butto nella vasca, è vero che questo formato da 300 ml costa 5 euro, però per quello che fa, per me è abbordabile e non è neanche un tanto prodotto impegnativo, quindi sicuramente io andrò a ricomprarlo perché mi piace tanto, veramente tanto. E qui invece un Balea mega economico ma altrettanto valido, Mid Cooling Effect. Io non sento l'effetto cooling, non lo so, perché sarebbe un gel doccia post sole, avrebbe al suo interno il mentolo, non lo sento, se devo essere sincera. Sento tanta profumazione tropicale, estiva, sì, a volte anche un po' sintetica, perché Balea si fa delle profumazioni belle, buone, ma a volte per me sono sintetiche. Ecco, in questo caso io sento la profumazione un po' sintetica, ma anche lui sul corpo va benissimo, non mi secca la pelle e lava quello che deve lavare. Quindi è un promosso, non so se andrei a ricomprarlo, vedremo più avanti, ma tra loro due sicuramente la profumazione di voce per me è adatta a me. Per lavare i capelli in questo periodo uso Thea Naturi, anche questo comprato sul Ecoverde insieme alla matita che indosso oggi. Mi piace molto e per i lavaggi frequenti, per la pelle appunto, per la cute sensibile, lo uso tranquillamente ogni 3 giorni, più o meno così lavo adesso col caldo i capelli, li lavo più spesso, più che altro perché sudo in questa zona qua e i capelli vanno lavati appunto quando senti che hanno bisogno del lavaggio. Al suo interno ha sì tanti ingredienti, ma vedo tanti estratti, quindi nonostante il prezzo piccolino, questo prodotto per me è promosso. E andrei anche a ricomprarlo, visto che adesso per da Ecoverde sicuramente mi arriverà il buono compleanno, io qualche prodotto di Thea Naturi sicuramente andrò a ricomprare. Effetto reale, erbolario, di erbolario ho usato pochi prodotti in passato per i capelli, non mi ricordo se avevo comprato qualche balsamo, qui ho voluto provare la Travel Size del balsamo nutriente intenso per capelli secchi e sfibranti. Devo dire che fa benissimo il suo bel lavoro. Prima di tutto mi profuma i capelli di ibisco e mi piace tanto. Avrebbe al suo interno anche gli acidi, aspetta che trovo la traduzione, cosa vuol dire? Ecco, aminoacidi della pappa reale e ibisco. Veramente bel prodotto, va ad idratare sì le punte e nello stesso tempo le trovo sì morbide, ma anche vedo che no, il capello non va appesantito, quindi rimane leggero e prende una forma bella, gradevole. Sono 30 ml e l'ho pagato sui 3-4 euro, non di più, quindi questo è un super promosso per me. Nei negozi fisici non trovo le mini size, almeno nella mia zona, mi diceva anche nell'erboristeria dove l'ho cercato l'ultima volta che non sono poche le persone interessate alle travel size, quindi non le tengono. Questo l'ho comprato online e quindi col prossimo video col prossimo acquisto credo che lo ricomprerò dal sito di Erbolario. Concludo il video con i due prodotti che vanno ad idratare sia le mie mani che il mio corpo, e parliamo di due fasce diverse di prezzo. Qua abbiamo Rituals, The Ritual of Karma, una crema corpo molto valida con lotto e tè bianco. Questa crema corpo veramente va ad idratare la pelle e più che altro la profuma in una maniera molto gradevole, molto fresca, molto molto piacevole, e senti veramente un effetto di benessere, un effetto gradevole per il tuo corpo. È la seconda variante che provo di Rituals, devo dire che preferisco a gran lunga Ritual of Karma che Sakura che avevo provato in passato.
Questo veramente è un ottimo prodotto se parlo della body care. Nonostante il prezzo molto più piccolo di questo di questa crema per le mani, l'ho trovata all'Aldi a base di burro di karité, ha un dosatore molto comodo. Io questa crema mani la tengo in ufficio e appunto essendo col dosatore così, no, io riesco a prelevarla velocemente, la tengo nel cassetto, mi idrato le mani sì, ma quando riesco ad andare in bagno me la prendo e più che altro mi idrato le caviglie, perché a lungo andare ormai la pelle del corpo si secca, quindi io sento più che altro la zona delle caviglie, le caviglie dove si uniscono con la gamba, come si chiamano, mi viene il termine, lì la pelle ce l'ho più asciutta, più secca, quindi durante la giornata sento la necessità di idratarla e vado ad idratarla anche quando sono fuori casa, appunto con i prodotti che riesco a portarmi da dietro. E visto che qua, a parte l'olio di girasole, c'è anche il burro di karité, l'olio di oliva, c'è anche l'estratto dell'aloe vera, veramente valido, ben formulata questa crema mani, che abbiamo 200 ml di crema mani a solo 2 euro, 1,89 più o meno così, non di più di 2 euro. Quindi la prossima volta che vado ad Aldi sicuramente prenderò questa crema mani, ma io la uso tranquillamente anche sul corpo perché si assorbe molto bene e mi fa un effetto wow. Bene, qua chiudo col mio mega video dei favoriti del periodo. Vi ringrazio che passate di qua. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima!